della tua filmografia si ricorda sempre Jane Mann, che è dell'88, cioè girato poco tempo dopo i film come Asieri con Montalvo. Come si è fatto questo arrivo in America per recitare un film così notevole? Guarda, sono stata scelta dall'Italia per un altro film, che è stato il mio primo film americano, che si chiamava Pee Wee's Big Talk, con Pee Wee Herman, che era questa specie di essere strano, molto molto famoso all'epoca. Aveva appena finito un film con Tim Burton, che si chiamava Pee Wee's Big Adventure, ed era una celebrità enorme, e stava facendo la 20th Century Fox doveva questo film e volevano un'attrice italiana, una ragazzina, una giovane, e quindi sono venuti e hanno fatto anche lì tanti provini. Tu parlavi inglese? Sì, lo parlavo, forse non bene come quelli di anni, però sì, lo parlavo abbastanza per potermi esprimere. No, perché in America se non parli inglese non lo... Anche gli attori stranieri, se non parlano italiano, prima si doppiavano, grandi attori. In quegli anni, negli anni 80 si doppiava ancora. Anche 70, 60, cioè... No, ma vuol dire ancora negli anni 80 si ancora si doppiava, sì, è vero. Solo negli anni 90 che si è cominciato a usare la presa diretta. Però, appunto, mi dici Mark Lancaster, tutti gli attori, o Delon, che hanno lavorato con Visconti, tutti, anche con Antonioni, prendevano sempre attori stranieri, grande Marlon Brando, però all'epoca c'era la convenzione del doppiaggio che da una parte non ci piaceva, no? Perché comunque l'attore una delle sue particolarità, no? Però d'altra parte c'era anche una libertà di poter far fare un ruolo a un attore con quella cosa specifica. Ero già in America, stavo facendo il primo film e ho fatto prima un provino, poi un secondo, poi un terzo, poi tanti, forse 10 o 11 provini per poi essere scelta, perché inizialmente questo era un ruolo scritto per un'americana, e quando ho conosciuto Barry Levinson, lui ha cominciato a pensare, forse se la prendo straniera, questo rapporto tra Tom Cruise e il mio personaggio, forse crea qualcosa ancora di più interessante in questa incomunicabilità che ci avevamo tra uomo e donna, e poi tra un'europea e un americano. E poi insomma sono stata scelta, io mi sembrava tutto naturale. Non avevo questa, ero felicissima di lavorare con Dustin Hoffman, soprattutto per un mito, anche per noi europei come attore. Poi c'era Tom Cruise che stava esplodendo. Che ci pensate, i due attori di questo calibro? Calibro, grazie. Il problema della lingua, tu parlavi inglese, dunque la cosa non c'era una difficoltà. Poi facevo in italiano. Appunto, quindi loro volevano anche sentire questo accento, questo, che io non ho mai perso. Un po' non l'ho voluto perdere, è un po'. Non serviva quasi, perché ho fatto accenti diversi, per esempio in un film che si chiama Indian Runner, che si chiama Il lupo solitario di Sean Penn. Sono ben regista, facevo una ragazza messicana, e quindi ho cambiato il mio accento italiano e l'ho fatto diventare messicano, però non ho mai fatto un'americana. Anche adesso che ho lavorato quest'anno, ho lavorato in America, dopo tanti anni che non ci lavoravo, ho fatto una serie americana, e anche lì sono italiana, cioè io studio e cerco di dirle le cose il meglio possibile, però a loro piace questo accento rimane. L'accento rimane.